In questo incredibile 2023 delle grandi uscite videoludiche si sente l'assenza di un grande indie di successo. Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video per parlare di videogiochi indie, una categoria di videogiochi che poi non è una reale categoria perché non rappresenta un genere, bensì un tipo di produzione, anche se ormai viene definito come fosse un genere, che mi sta particolarmente a cuore. Ogni volta che posso ne parlo qua sul canale perché spesso mi sono ritrovato a provare dei sentimenti enormi nei confronti di videogiochi indie. Alcuni dei miei videogiochi preferiti sono proprio videogiochi indipendenti o comunque a più basso budget, penso ad Hades piuttosto che a Celeste e a tanti altri come Hollow Knight. E in questo 2023 che ci ha portato una quantità di titoli AAA infinito, pensando all'ultimo Spider-Man, Baldur's Gate 3, Starfield, Final Fantasy, Diablo, Hogwarts Legacy, potrei continuare, Alan Wake 2, insomma, veramente un'infinità di videogiochi AAA. In questo 2023 il grande assente è il videogioco indie di successo che abbiamo più o meno sempre avuto nel corso degli ultimi anni. Pensando agli ultimi anni, infatti, mi viene in mente Stray, che è stato un enorme successo commerciale lo scorso anno, candidato addirittura come gioco dell'anno, tra i grandi, non solo come indie dell'anno. Penso a Kena, Bridge of Spirits, qualche anno fa, che rappresentava una produzione indie, o comunque un primo lavoro di uno studio, ma di una qualità secondo me enorme, di cui secondo me si parla sempre troppo poco. Penso a Inscription, a Dead Cells, a Hades, appunto, a Celeste, videogiochi che hanno rivoluzionato il mercato indie e non solo, o lo stesso Hollow Knight. Insomma, queste produzioni quest'anno sono mancate. Certo, ci sono stati tanti videogiochi indie, comunque tante piccole perle interessanti, dalla buona qualità, dall'ottima qualità, pensando per esempio a Sea of Stars, Dredge o anche a Planet of Lana, un ottimo prodotto ma che non rivoluziona nulla. Insomma, le piccole perle ci sono state, ma il grande successo commerciale indie è mancato assolutamente rispetto agli scorsi anni. E quindi bisogna interrogarsi sul motivo, sul perché questo è successo proprio in questo 2023. Ci sono sicuramente alcuni progetti indie che sono stati rimandati, tra tutti Silksong, che ricordo essere il videogioco più atteso su Steam, quindi messo maggiormente nella lista dei desideri da parte degli utenti su Steam, è stato ancora rimandato, speriamo arrivi nel 2024, ma ad oggi le mie speranze sono sempre minori. Penso anche a Little Devil Inside, una produzione che doveva essere un'esclusiva PlayStation e che è slittata già da un paio d'anni, di cui non sappiamo più nulla. Anche negli showcase PlayStation dedicati agli indie non appare più Little Devil Inside, sembrava avere tantissime potenzialità. E invece c'è stata questa marea di AAA e quest'anno, invece dei soliti 2, 3, 4, si sono riversati sul mercato in massa. Probabilmente tanti di questi, penso per esempio a Starfield, soffrono, hanno sofferto dell'essere rimandati ancora per via della pandemia. I strascichi che ci portiamo dietro dalla pandemia che hanno comportato lo slittamento a questo 2023. E questo sicuramente ha contribuito a far uscire una marea di AAA quest'anno e forse ha contribuito pure a rimandare alcuni videogiochi indie al prossimo anno, perché probabilmente un piccolo sviluppatore, un piccolo publisher anche che deve decidere se far uscire il proprio progetto di punta, il progetto nel quale ha messo così tanto amore, perché spesso sono progetti piccoli in cui si mette tutto quello che si ha, probabilmente farlo uscire, che ne so, tra Spider-Man e Alan Wake o tra Baldur's Gate 3 e Starfield era sicuramente una mezza follia. E quindi la mia speranza è che l'anno prossimo possano uscire tanti progetti indie di grande successo. Mi aspetto Devolver Digital, che ha rimandato alcuni suoi progetti importanti l'anno prossimo in grande spolvero, così come Annapurna Interactive sono i due grandi publisher di videogiochi indie, ma anche tutti gli altri indipendenti e che pubblicano per conto proprio. Mi aspetto insomma un salto di qualità perché i videogiochi indie mi mancano. I videogiochi indie secondo me sono fondamentali per essere inframmezzati tra un AAA e l'altro. Anzi, nel corso dell'anno solitamente io gioco molti più indie che AAA, e invece in quest'anno, forse per la prima volta negli ultimi 5, 6, 7 anni, mi è capitato l'opposto. Un po' perché i AAA di per sé sono composti, hanno bisogno di tante ore per essere giocati e quindi lasciano poco spazio agli indie, un po' perché gli indie quest'anno non c'erano.
e quindi per forza di cose mi sono concentrato tanto sui AAA, ma a me mancano maledettamente quelle esperienze molto curate, piccole, molto emozionanti, spesso comunque delle esperienze come Hades che mi tengono incollato per tantissime ore senza che nemmeno me ne accorga. Quindi ragazzi, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate voi, se anche a voi manca il mercato indie, se ne siete appassionati, oppure se vi va bene il fatto che escano così tanti AAA nello stesso anno e se voi preferite quella categoria di videogiochi, quindi ad alto budget, rispetto invece alle piccole perle che quest'anno sono un po' mancate, soprattutto quelle, ripeto, di grande successo. Fatemelo sapere qua sotto in un commento e parliamone insieme. Vi invito come sempre a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!